Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Micari, rettore dell'Università di Palermo e devo dire partecipo con grandissimo piacere a questa iniziativa per promuovere questa importantissima idea della rete civica della salute. Devo dire che già nella parola stessa, rete civica della salute, sta tutto quanto di bello e di importante contenuto in questa iniziativa. La rete dà proprio l'idea della collaborazione, del mettersi insieme, del provare a lavorare insieme e a costruire un percorso comune. L'idea, diciamo, del civismo, quindi dei cittadini che diventano centro dell'iniziativa, che si assumono le loro responsabilità, che non sono soltanto dei soggetti passivi, ma al contrario diventano soggetti attivi di una iniziativa che è un'iniziativa forte, un'iniziativa condivisa. Credo che il civismo sia uno dei valori più importanti ai quali dobbiamo certamente tendere. Il tutto nel quadro di questo obiettivo fondamentale che è quello appunto della salute, che oltre ad essere un diritto è anche il bene fondamentale al quale tutti quanti aspiriamo. Allora, questa idea di costituire una rete nella quale i cittadini collaborino con l'obiettivo della salute comune, della salute di tutti, è un obiettivo importante. È un obiettivo pubblico, è un obiettivo sociale, è un obiettivo che tutti quanti assolutamente condividiamo e ne abbiamo scoperto il valore sempre, ma in particolare in occasione della pandemia, quando abbiamo capito quanto importante era mettersi insieme per poter ottenere questo bene, che è il bene più prezioso. Grazie e buon lavoro a tutti. Se vuoi contribuire attivamente al miglioramento della salute in Sicilia ed essere protagonista della crescita della comunità e del territorio, diventa riferimento civico della tua città.